Anticipazioni e spoiler: la promessa. Thomas verrà ucciso perché vuole aiutare Yana a scoprire il segreto. Nel prossimo episodio della promessa in onda su Canale 5, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, il sergente continua l'indagine sull'omicidio di Thomas. Conferma infatti che l'arma del delitto è un oggetto appuntito di circa 10 centimetri, forse un tagliacarte che Donna Cruz dice di aver perso. Il sergente interroga tutti i membri della famiglia riguardo il rapporto che avevano con Thomas, puntando i suoi sospetti su Catalina e facendo pressioni su Yamena perché Thomas non portava la fede al dito al momento della morte. L'anello, infatti, non è ancora stato ritrovato. Nel frattempo Pia viene sgridata da Romulo e Cruz per non essere andata a casa del padre della Marchesa e non aver detto niente. Lei proverà a giustificarsi dicendo che non stava bene e che aveva troppo da fare, ma non è così, aveva paura di andare perché in realtà il barone l'ha stuprata e lei adesso è incinta. Il corpo del povero Thomas senza vita giacerà nella serra e in giro si sparlerà sul fatto che il giovane sia stato ucciso. Sarà una notizia che si spargerà in macchia d'olio, ma che Cruz proverà a fermare. Il sergente Corrado Funes infatti arriverà a palazzo per avviare le indagini sulla morte proprio del giovane. Ma chi ha ucciso Thomas? Ebbene, Thomas è stato ucciso da Cruz e Yana rimarrà completamente sola nella sua missione, con in mano però un anello che potrebbe anche incriminare.